Davide Marra e Fedez o Fedez, il binomio perfetto. Buongiorno a tutti, eccomi qui anche oggi in vostra compagnia. Scopriamo la capocchia, scopriamo la cappella, va bene? No, non è la cappella del pene, tranquilli, ci mancherebbe un bel buco sopra e avrei fatto una cappella di un pene, va bene? Il glande si chiama glande. Ricordatevi che noi uomini abbiamo un uccello, va bene? Scopriamo l'uccello, esce fuori il glande, va bene? Allora, oggi vi parlo di una cosa che reputo bella, una cosa che reputo piacevole, che fa parte di probabilmente personaggi più influenti del web, no? E parlo di Davide Marra e Fedez. Al secolo Federico Lucia. Bene, secondo me Fedex e Davide Marra costituiscono, creano il binomio perfetto. Dice, perché il binomio perfetto? A cosa ti riferisci, caro Leandro? Semplice. Mi riferisco al fatto che conducono insieme, congiuntamente parlando, un bellissimo podcast chiamato Cerbero, sì, Cerbero, chiamato Muschio Selvaggio. E risultano essere veramente meravigliosi. Perché? Perché hanno una capacità elevata nel condurre al meglio questo podcast. Davide Marra lo considero un eccellente streamer. Perché? Perché è una persona estremamente riflessiva. Non so se ci avete fatto caso, ma talvolta Davide Marra, anche nella espressione facciale che assume, si vede che riflette, è uno riflessivo. Non butta fuori dalla bocca parole prese a caso, ma ci mette impegno e soprattutto riesce a reggere bene nel confrontarsi con gli ospiti di Muschio Selvaggio. Dall'altra parte abbiamo invece Federico, ottimo rapper, personaggio di spicco, che lo reputo un eccellente conduttore in quanto riesce a intavolare discorsi interessanti, riesce a metterci impegno, passione e costanza, riuscendo ad essere, diciamo così, garbato e gradevole nel modo di fare, nel modo di rappresentarsi. Marra è l'elemento in più, Marra è il valore aggiunto. Con questo non sto dicendo che Luis Sal sia stato sbagliato, anzi, anche Luis Sal era bravo, però Marra, diciamo che siccome ha alle spalle un podcast che è Cerbero Podcast, ha una esperienza maggiore, a mio avviso, va bene? Ed ha anche quella, chiamiamola empatia, e ha anche quello spirito critico, che ci deve essere. Critico, ma fatto con educazione, che è un po' quello che faccio io nei miei video. Infatti io nei miei video sono critico, ma con rispetto e con piena educazione. Critico i comportamenti umani, con piena, totale, completa e devota attenzione. Non tanto per, non così alla bene e meglio, no. Io critico i comportamenti altrui, mettendo sotto forma di video il mio punto di vista senza sì, senza ma e senza problemi di sorta, riuscendo talvolta ad indovinare in quello che vado a dire, cercando di provarci, ma a volte no. Ma è questo il bello. Il bello è provare e mettere sotto forma di parola il proprio pensiero. Fin quando sono su questa terra e ancora non venga ad essere né tumulato, né cremato e né inumato, cioè non vado a finire sottoterra, inumato, non vado a finire dentro a un loculo, tumulato, e non vado a finire dentro ad un'urna cineraria, cremato, ci sono, Leandro c'è, espone il proprio punto di vista e lo reputa importante, quindi sacro. Ecco, questo è il bello, la vita è anche questo, la vita. La vita è anche dire accetto quello che mi succede, mi è successa una cosa bella, la riporto, mi confronto con gli altri in modo educato e rispettoso, mi concedete, e lo riporta senza paura di sorta, punto. Questo è quello che faccio. Certo, a volte posso indovinare le mie supposizioni, altre volte no. Ci provo, cerco di impegnarmi, ma se va bene, come spero che vada, io sono contento di illuminarvi e di riportarvi il mio punto di vista. Quindi, promossi Fedex e Marra Davide? Certo, sono entrambi bravi. Sono due persone che si completano a vicenda. Perché Davide Marra è riflessivo, Fedex è riflessivo, ma passa spesso e volentieri la palla a Marra, quindi si distinguono
danno il cambio, riescono a condurre al meglio il podcast, che risulta fruibile, piacevole, garbato e soprattutto un podcast che arricchisce la mente e arricchisce gli altri. Se voi create un podcast che riesca ad arricchire gli altri, siete a cavallo, perché siete riusciti ad arrivare a dove nessuno, o meglio pochi, riescono ad arrivare. E questa è tanta roba. Bene, da Leandro, conoscitore italiano è tutto. Iscrivetevi, commentate, guardate le bellissime case in cortina, le bellissime case che abita qua, con questo bel verde, mi cucete. Guarda qui, dottor Vespa, guarda qui, l'ho portata oggi, l'ho portata qui, in questa magica città, una città di come di estetica. Quando guardo, quando osservo, qui c'è natura, mi ricreo completamente, mi cucina. E soprattutto, tanta, tanta felicità a tutti. Bene, da Leandro è tutto, una buona giornata a voi e al prossimo video.